Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Fratelli e sorelle carissime, questa liturgia della sesta domenica del tempo ordinario è, a mio avviso, bellissima, stupenda, e si staglia su due canali che brevemente cercheremo di focalizzare con attenzione, che sono diversamente ma similmente affrontati dalla prima lettura e dal Vangelo. La prima lettura si situa su due frequenti: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Il Vangelo, come abbiamo sentito, ci sono quattro beatitudini: beati voi poveri, beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete e che siete perseguitati, e quattro guai: guai a voi ricchi, guai a voi che ora siete sanzi, guai a voi che ora ridete, guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Quindi la liturgia ci presenta chiaramente due strade distinte e contrapposte. Dobbiamo però capire bene esattamente cosa ci viene detto. Allora, queste cose sono semplicemente una manifestazione e una illustrazione. In che senso? Noi non dobbiamo pensare, attenzione, quello che abbiamo ascoltato in questi termini. Dunque, se io faccio il bravo, il Signore mi benedice. Se io faccio il cattivo, il Signore mi maledice. Se io faccio il bravo, il Signore mi dice bene, bravo. Se io faccio il cattivo, mi dice guai a te, Lazzarone. Non è così, ma i termini sono invertiti. Quello che il Signore ci sta dicendo è: vuoi essere beato? Guarda che io ti dico che ne pensi il mondo, la via per essere felice in questo mondo è 1, 2, 3, 4 cose che generalmente gli uomini non pensano. Invece ciò che si pensa comunemente che sia la felicità, l'unico effetto che ha è renderti la vita piena di guai. Non è la stessa cosa, eh? Perché il centro dell'attenzione non è posto su Dio, come se Dio ti guarda come un maestro più o meno severo dall'alto, capito? Se fai il bravo ti ricompensa, se fai il cattivo ti suona. Ma siamo noi, cioè, se ascolti l'amore con cui Dio ti indirizza, avrai una vita felice e benedetta, cioè piena della sua benedizione, ma che tu stesso ti vai giorno per giorno, come dire, acquistando e mettendo in condizione di poterlo ricevere. Se tu esci da questo, sei tu stesso che ti vai a mettere in un mare di guai. Sei tu stesso che ti vai a creare. Avete visto quando le persone sono disperate, dicono: ma che vita maledetta, che ciò, che brutta, che disperazione. Ma tutto questo dipende da noi. Guardate che questo è esattamente il contrario di quello che comunemente si pensa. Perché comunemente noi facciamo una vita fatta in un certo modo, d'accordo? Quando va tutto bene, va bene. Quando va male, ce la prendiamo con padre Venus. Questo è quello che generalmente fanno gli esseri umani. Il problema è che al centro siamo sempre e solo, sotto questo punto di vista, noi. Allora, cosa pensano gli uomini? Qual è la felicità di questo mondo? Allora, avere tanti soldi e tanti beni, no? Chi è che pensa che non vorrebbe avere tanti soldi e tanti beni? Bella la vita, ho tanti soldi e tanti beni. Gesù dice: guai a voi ricchi! Dice: tanti soldi e tanti beni vogliono dire tanti guai. Ma veramente, è veramente. E se uno ha l'occhio lungo e sa vedere bene le cose, al di là delle apparenze, noi stiamo in un mondo che è diventato un gigantesco palcoscenico. Sapete che l'ha detto anche il Papa recentemente, il Papa ha sempre un occhio molto lungo. Voi sapete che sul palcoscenico, per definizione, va in onda cosa? La finzione, quello che non è vero. Un conto è quello che appare, un conto è quello che c'è dietro. Allora, nei mondi belli dello spettacolo, dello sport, del cinema, si vedono tante facce belle, sorridenti, longilini, atletici, ma cosa c'è dietro? Cosa pensano questi fratelli e queste nostre sorelle in qualche minuto di silenzio che trovano di andare a dormire? Non sono felici, non lo sono. Gesù non sbaglia, capite? Guai a voi che ora siete sazi. Che senso guai a voi ora siete sazi? Che pensate di non avere bisogno di niente? Io sempre, me lo sentite sempre dire, la cosa fondamentale che bisogna avere dinanzi al Signore è non cessare mai di avere fame. Fame di cosa?
fame di conoscerlo, fame di imparare. Mi viene in mente una cosa che per altre cose ma la potremmo, come dire, declinare al Vangelo, anche se non fu detto con queste intenzioni, il famoso discorso che fece Steve Jobs ai giovani: abbiate sempre fame, d'accordo? E questo lo si può tranquillamente declinare in maniera santa. Se tu hai fame di crescere, di conoscere sempre più la bellezza, la bontà, la verità che Dio è e ti dona, stai tranquillo che quella fame sarà sempre saziata. D'accordo? Se tu questa fame non ce l'hai, ti troverai che anche se c'è tutto, non c'hai niente. Guardate che un sacerdote quando fa queste prediche ovviamente non può fare riferimenti, ma si vede scorrere davanti agli occhi tante storie di tante vite. Guai a voi che ora ridete e beati voi che piangete. In che senso? Chi è che piange e questo pianto è una beatitudine? Anche questo l'ho detto qualche altra volta, me lo sentite dire spesso. Sapete chi è che piange in questo modo? Chi in certi momenti della vita è capace di riconoscere: ho fatto un sacco di guai, ho sbagliato, ho fatto un sacco di peccati. Si rende sinceramente conto, perché tutti siamo messi così, non cadiamo in questo errore. Cioè, se io non me ne rendo conto di tante cose, è appunto perché non me ne rendo conto, e una delle grazie più grandi che il Signore può fare è proprio di provocarti questo pianto, dalla sofferenza, dal travaglio, di momenti forti in cui la luce di Dio ci mette nella verità di noi stessi e ci porta alle grandi svolte di vita, fioriscono grandissime risurrezioni. Ecco perché beati voi che ora piangete, perché ridete, perché è bellissimo accorgersi quando è successo, si sono fatti guai, sbagli, perché immediatamente si trova le braccia di nostro Signore crocifisso sulla croce, non sono aperte, sono spalancate, non aspetta altro. Invece se tu ridi, che significa ridi? Cioè ti stordisci, non pensi, sei sempre a pensare a distrarti, a divertirti, la vita discorre, continua e combinata, montagna di guai, e va tutto quanto avanti come se niente fosse, avanti, 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 arriverà il giorno che piangerai senza ragione. Forse però, quando sarà troppo tardi, come descrive, non voglio rovinare la domenica, come uno dei modi con cui Gesù descrive l'inferno, vi ricordate com'è? Là sarà pianto e stridore di denti, troppo tardi, capito? Quello è il pianto del coccodrillo, quello che non serve più a niente. Invece c'è un pianto che è bellissimo e che vi auguro sinceramente di poter vivere a tutti quanti, d'accordo? È bello. E poi, cosa pensano gli altri di noi? Allora, noi dobbiamo vivere in modo tale, attenzione, Gesù dice: beati voi quando vi odieranno a causa mia, non a causa vostra, capite? Io dico sempre, quando qualcuno ci parla male dietro o ci dà un po' di fastidio, è propria dei poveri di spirito veri, cioè delle persone come di chiedersi: ma siamo sicuri che io non ho dato adito a questa cosa, che io non ho fatto qualcosa che forse non va e che bisognerebbe correggerla? Questa è la prima cosa da chiedersi, consiglio spassionato. Però effettivamente delle volte uno fa l'esame di coscienza sinceramente, non che subito diciamo io non ho fatto niente, è sempre colpa degli altri, ma sinceramente mi sembra di no. Allora, in quel caso potrebbe essere che veramente si creano queste, come dire, inimicizie causate dalla presenza di Gesù, perché c'è il mistero dell'iniquità, di cui anche qui tante volte ha parlato Papa Francesco. Cioè, quando tu cominci a metterti dalla parte del bene, questa è l'esperienza che facciamo, le persone che ci stanno intorno, che questo bene non lo vogliono, sono chiusi, cominciano a pizzicarci, cominciano a pungolarci, a volte cominciano a perseguitarci, a volte cominciano a odiarci. Perché? Perché la nostra vita, diversa da quella degli altri, diventa una forma di accusa indiretta e quindi si vendicano in questo modo. Benissimo, è segno che stiamo sulla strada buona. Invece quando tutti quanti, come dire, applaudono e sono troppo contenti, Gesù dice: chiediti, perché se la maggioranza purtroppo delle persone sta lontano da Gesù, e se tu piaci alla quasi maggioranza delle persone che stanno lontane da Gesù, è probabile che forse anche il tuo cuore sia ancora lontano da Gesù. La prima lettura sintetizza queste due vie con un termine molto bello con cui concludiamo: benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore sua fiducia. La confidenza e la fiducia
sono due cose importantissime, perché il santo è colui che ha imparato che Dio sta sempre dalla parte nostra, vuole tutto per il nostro bene. Poi Dio è Dio, non è Dio che scherzo, Dio governa tutti gli eventi della nostra esistenza. Non c'è niente che ti accade che Dio non abbia voluto o disposto. Se io quindi sono capace di fidarmi e abbandonarmi veramente a Lui, consegnarmi come un figlio nelle braccia di un padre, starò sempre sereno, starò sempre vero, sarò sempre stabile. Se io invece, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, cioè in chi? O in se stessi, cioè penso che devo sempre fare tutto io, che sto tutto quanto, che devo risolvere tutti i problemi, che devo risolvere tutte le situazioni, che c'ho il mondo addosso, capite? Oppure pongo e ripongo la fiducia nelle creature. Pensate, quando un matrimonio va in crisi, sapete perché un matrimonio va in crisi? Anche qui. Perché la moglie ha deluso il marito, non ha fatto tutto quello che il marito si aspettava dal matrimonio, e il marito ha deluso la moglie. E quando è che un matrimonio funziona? Quando l'unica preoccupazione del marito non è stare attento a quello che fa la moglie, ma è darsi e amare completamente la moglie. Ma questo lo può fare per la pienezza di amore che nel cuore già vive per il suo rapporto con Dio, e viceversa. Gli altri esseri umani, così come noi, cioè questo è un punto fondamentale del nostro esercizio di fede, sono momenti in cui la fede veramente ci plasma interiormente. Noi dobbiamo essere consapevoli che siamo poca cosa, non siamo tutto sto granché. Chi ci sta vicino, nostro fratello, nostra sorella, nostro marito, nostra moglie, è essere umano come me. Io non posso proiettare su di lui tutte le mie aspettative di felicità, e questo deve essere più santo del Padre Eterno, per farmi contento, perché non lo sarà, semplicemente perché è come me, un essere umano piccolo, povero e limitato, cioè non può soddisfare le mie ansie, i miei desideri di pienezza e di amore che ci portiamo nel cuore, perché siamo usciti da nostro Signore. Allora, la vita di un cristiano ha l'asse affettiva fondata su Dio, e da questo è capace di accogliere tutto il bene che gli viene e dare tutto il bene che può, senza preoccuparsi del male che gli viene e facendo attenzione, riconoscendo e riparando quando può il male che fa. Sono due modi proprio speculari di vivere. Ecco, chiudo, c'è una canzone di un gruppo che consiglio specialmente ai più giovani, che oggi vedo numerosi, ieri abbiamo sentito qualcosa tornando da Roma, che si chiama I Design. Oggi c'era anche un articolo su Avvenire, suonato anche all'ultima giornata della gioventù del Papa. C'è una canzone scritta da loro che si chiama A te la scelta di chi sarai, che si poteva anche utilizzare nel testo per commentare la lettura di questa domenica, però era un po' troppo, ma proprio comprendere come noi abbiamo una strada divaricata, siamo noi che ci firmiamo e la carta di come andrà la nostra vita a seconda degli orizzonti su cui ci siamo mossi. Il Signore interviene a darci una mano, non a crearci un problema, quando ci dice: figlio mio, sta attento, questa è la via della felicità, questa è la via che se la vai, che se la batti, anche se sembra bella, ti porterà soltanto il male di poi. Stessa cosa diceva il Cardinal Petrocchio quando a noi giovani predici diceva: attenzione alla favola di Cappuccetto Rosso. La conoscete, la favola di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso dice: ma no, ma io la conosco la strada, non c'ho bisogno di nessuno, non succede niente. E la sono venuti anche a fine storia di Cappuccetto Rosso. Anziché trovare la nonnina, chi trova? Trova il lupo, Giovanotti. Questa è la conclusione per voi. Sapete come finiva la scatola la favola di Cappuccetto Rosso? La favola di Cappuccetto Rosso, nella versione originale, finiva che il lupo alla nonnina se era mangiata. Era bello che finì. E sarà mangiato pure il Cappuccetto Rosso, solo che poi l'editore parlò, dice: senti, la favola è bella, dico, però così i ragazzini si terrorizzano, allora facciamo venire il cacciatore che ammazza il lupo, capite? Ma attenzione che purtroppo certe volte nella vita non finisce così, e quindi è sempre meglio, ci pensiamo prima di ritrovarci in un mare di guai, in un Vangelo, perché certo il Signore se può dai guai ci tira fuori, ma la via migliore è sempre evitare di caderci. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.